Un male molto insidioso trama nell'ombra di Zaterra. Io e il mio Chris lo staneremo. Devi tornare nel regno esterno? Sì, Ashra. L'imperatrice mi ha nominato suo emissario. Ti piacerebbe diventare completamente umano? Nel cuore sono zaterrano. Sei pronta, Ashra. I monaci lo apprezzeranno. Non mi affido mai al caso. L'Ordine della Luce ha bisogno di te, Syzot. Lo so. Ma adesso il mio posto è altrove. Temo che Sarina cederà di nuovo al male. Dobbiamo salvarla, Syzot. Con te al mio fianco riuscirò a ottenere la soluzione. Farò il possibile per aiutarti. Cosa farai quando troverai Quan Chi? Meglio che tu non lo sappia. Hai dato una mano al mio popolo. Come posso ripagarti? Inizia con l'andarci piano. Ricattureremo Shang Tsung insieme? Prima che possa nuocere ad altri. Dimenticherai mai l'orrore a cui hai assistito? Gli esperimenti di Shang Tsung sono impressi nella mia mente. La malattia ha colpito anche gli zaterrani? Nessuna specie dell'esterno è immune. Zaterra non ti ha accolto a braccia aperte. Gli esterni vi trattano meglio di come gli zaterrani hanno trattato me. Debelleranno mai il Tarkat? Non prima che mi finisca. Ti hanno dato il permesso di tornare a Sundo? I Tarkatan sono ancora banditi. Sono sorpreso di averti sorpreso. Scortare i terrestri fino a casa richiede coraggio. In che senso saresti un punto fermo nel tempo? Sono una singolarità dove converge ogni punto del tempo. Liu Kang è più benevolo di Cronica con gli zaterrani. Che cosa ci ha fatto, Geras? La tua storia con Ashra mi preoccupa. Non mi sembra di aver mai chiesto un'opinione a te o a Liu Kang. Stai andando molto bene come emissario dell'imperatrice. Non avrei mai immaginato una vita del genere. Devi rimanere vigile per evitare tragedie future. Perché sei sempre così criptico? I rettiloidi hanno mai comandato? Mai, in epoca moderna. Se soltanto vedessi la storia come l'hai vista tu... Non riusciresti a credere ai tuoi occhi. Hai mai dovuto uccidere per difendere il tempo? Raramente, da quando Liu Kang è il suo protettore. Io non conosco nessuno furioso come te. Non conosci nessuno che abbia veramente sofferto? Quando il regime di Milina cadrà, tu cadrai insieme a lui! Correrò volentieri questo rischio. Ritorna a Seido, Dairu. Come hai scoperto il mio vero nome? I tuoi metodi suscitano risentimento. Non lo suscitano tra gli indigenti, esterno! Sei una minaccia per tutti gli esterni. Solo per chi rifugge la libertà. Libereremo anche il regno esterno! Non sono poi molti a desiderarlo. I tuoi simili vengono massacrati tutti i giorni. Tu devi ribellarti! Contro chi? Nessuno conosce i loro carnefici. Sei diventato l'emissario di un regime corrotto! Distruggerlo non servirà a curarlo. Ormai la fama di Raiden si è diffusa in tutto il regno esterno. Wow, ehi, dici che è più famoso di me? Tu e Ashra mi avete stupito un casino. Tanto di cappello a voi. Quale cappello, Johnny? Combatterò con tutta la mia forza. Bene, perché non sopporti lavativi. Umanoide o rettiloide? Non hai scampo. Vedo che non hai mai affrontato uno zaterrano. Possiedi dei vestiti in pelle di rettile? Che c'è? Non ho mica scuoiato tuo cugino Vincenzo. Chuck è andato. E vai. Mi fai tu da assistente? Che dici? Non ho alcuna intenzione di avere altri padroni. Perché mi hai fatto guardare Predator? Dopo quello che abbiamo passato, ti ha spaventato? Syzot è troppo difficile. Posso chiamarti rettile? Solo se riuscirai a battermi. Da schiavo di Shang ad alleato di Kang. Bella mossa. È un importante passo avanti. Combatterò con tutta la mia forza. Bene, non sopporto i lavativi. Perché mi hai fatto guardare Predator?
Dopo quello che abbiamo passato, ti ha fatto paura. Saisot è difficile. Posso chiamarti rettile? Solo se riuscirai a battermi. Umanoide o rettiloide, non hai scampo. Vedo che non hai mai affrontato uno zaterrano. A volte i potenti di Zaterra sembrano quasi dei criminali. Se è così, perché non li combatti? Avresti potuto creare un diversivo meno rischioso. Ho fatto quello che ritenevo di dover fare, Kenshi. Quando avrò finito come emissario, potrei unirmi ai campioni di Liu Kang. Se è ciò che vuoi, allora inizia ad allenarti. Perché i terrestri si credono invasi dai rettiloidi. Forse non sei il primo zaterrano a fargli visita. Vorrei sapere come fai a diventare invisibile. Niente esperimenti, mi spiace, Kenshi. Kung Lao voleva che spaventassi la sorella di Raiden. A volte sa essere così immaturo. Ah, e così Ashra ora è una Shaolin. Non potrei essere più felice per lei. Ti ringrazio per aver accettato di allenarti con me. Uno dei tanti doveri di un comandante supremo. Mia sorella dice che hai scoperto una cospirazione. Intendo sventarla per riuscire a salvare gli zaterrani come me. Mi hanno detto che frequenti un demone. Non mi interessa che cosa è stata in passato. Gli altri zaterrani mi guardano dall'alto in basso, Kitana. Il loro comportamento li ricopre di disonore. Essere emissario dell'imperatrice è una grande responsabilità. Io sono pronto, Altezza. Hai creato il caos al Festival delle Lanterne. Nessuno è rimasto ferito. Spero di aver servito l'imperatrice degnamente. Mia sorella è soddisfatta dei tuoi servigi. Tuo cugino mi manda a darti un messaggio. Brucialo, Saisot. È stato esiliato. Ashra aveva ragione, ma non le ho creduto. È vero, la Wuxi ha delle segrete. Per me il mio cappello ti spaventa a morte. Dici, Kung Lao? Aspetta di affrontare Scorpion. È una bestia. Che tipo di bestia? Non sono mai stato così sicuro come lo sei tu. Dopo il trattamento subito, lo capisco molto bene. Ti prego, Saisot, la sorella di Raiden morirà di paura. La mia abilità di mutare forma non è mica un gioco. Raiden mi dice che ami scommettere. Perché vuoi puntare sul nostro scontro? Ora dovrai scontrarti con due avversari. Mutare forma non ti aiuterà, bello. Unisciti a noi, Dama Damabo. La sua cucina è... No, ti ringrazio. Non digerisco molto bene il cibo umano. Avresti dei consigli per me per sopravvivere agli intrighi di corte? Cerca di starne fuori. C'è qualche aspetto della vita da Umgadi che ti manca? Tra tutti, la sorellanza. Shang Tsung pagherà per ciò che mi ha fatto. Certo, con il massimo della pena prevista. Non capirò mai il senso di giustizia degli zaterrani. È così per molti sangue caldo. L'imperatrice ha bisogno di te, Limei. Sun Do ancora di più. Il tuo nuovo titolo ti ha procurato nemici. Quanti? E quanto pericolosi? L'imperatrice ti ha perdonato. Io giuro che non interromperò mai più il festival. I miei conestabili possono aiutarti. Solo uno zaterrano può indagare su altri zaterrani. Non sono ancora sicuro che gli Shaolin mi abbiano accettato. Purtroppo nemmeno loro sono immuni dal pregiudizio. Hai fatto molti progressi, Saisot. Sei sorpreso per quanto sono migliorato? È un onore incontrare il creatore dei regni. Sono più un sovrintendente. Come hai potuto permettere il massacro degli zaterrani? Sarò anche potente, Saisot, ma non onnipotente. Ashra riuscirà a ottenere la soluzione che desidera? Se tu l'aiuterai come spero, sì. Fai attenzione, Saisot. Ashra è comunque una demone. Non abbiamo tutti quanti un lato demoniaco? Non era nei miei piani sacrificare la tua famiglia. Come possono fallire così facilmente i piani di una divinità? Sarai sempre il benvenuto nel regno della terra, Saisot. Vorrei potesse essere così anche a Zaterra. A Zaterra spirano venti di ribellione. Vanno soppressi prima che diventino tempesta. Ne sei davvero sicura, imperatrice? Se ti dico combatti, obbedisci. È inaccettabile quello che voi zaterrani dovete subire.
Vuol dire che la corona potrà porvi una fine? La tua famiglia sarà orgogliosa di te. Sono tutti morti, imperatrice. Tu non desideri più che sia il tuo emissario? Sei pronto per incarichi ben più importanti. I nobili zaterrani non accetteranno le mie credenziali. Se la vedranno con l'ira dell'imperatrice. I miei emissari devono essere abili guerrieri. Vuoi che ti mostri quello che ho appreso da Kitana? Dovresti portare Ashra a corte. Ecco, lei preferisce evitare la politica. Veternus non è l'abominio che immagini. Eppure si è generato te. Devo dire che non mi aspettavo una veterniana. Come neanche di morire per mano sua. I veterniani non si sono mai cibati di rettiloidi. Devo sentirmi offeso o sollevato? Ti ricordo qualcuno per caso? Tu mi riporti alla mente il più orrido esperimento di Shang Tsung. Se la mia specie ottenesse il potere di mutare forma... Nessun regno sarebbe più al sicuro. Questo scontro l'avrei evitato. Fai bene ad avere paura. Sei un incubo diventato realtà. Per altri sono un sogno. Se volevi sfamarti ai danni di Shang Tsung, lui non è qui. Onestamente, io volevo assaggiare proprio te. Come hai imparato a lottare? Difendendomi dai prepotenti fin da quando ero piccolo. Scoprire l'esistenza del regno esterno deve averti sconvolto la vita. Puoi ben dirlo, Saizoth. Un giorno mi piacerebbe visitare la tua città. Ti inviterei, ma i sangue caldo sono mal visti. Affrontami senza quell'amuleto. Solo se manterrai la tua forma umana. Ashra non ti seguirà nel regno esterno? Dice che attualmente il suo posto è sulla terra. Cosa farà Liu Kang una volta catturati gli stregoni? Li esilierà nel vuoto. Per fortuna non ho affrontato te al torneo. Accetto il complimento di buon grado. I terrestri non sono pronti per la mia vera forma. Ci sono molte cose per cui non sono pronti. L'imperatrice ha mandato un emissario? Il messaggio che porto non ti sarà gradito. Sei a conoscenza delle antiche inondazioni di Zikandur? Mi ricordo di quella che ha allagato la capitale di Seido. Devi portare un messaggio a Milina. Sono l'emissario dell'imperatrice, ma non il tuo. Pensavo che a Zaterra usaste le magie d'acqua. È falso, come tante altre accuse contro di noi. Dovrei sentirmi onorato di incontrare addirittura il mago supremo. Risparmiami il sarcasmo, zaterrano. Una volta il mio sogno era di diventare un mago. Ti mancava talento oppure ambizione? Se solo avessi il tuo potere, io... Ma non ce l'hai. Dunque perché fantasticare? Ho sentito voci sulla tua superbia. A Zaterra siete tutti pettegoli? Hai solo finto di ignorare la ferocia di Shang Tsung. Ignorare? L'ho incoraggiata. Tornatene a Zikandur, zaterrano. Ah, sei uno di quei sangue caldo. So come battere gli zaterrani. Ne hai mai battuto uno come me? Affronterai il campione del regno esterno. Volentieri. Avvisami quando arriva. Non ho rispetto per chi non ha prestato servizio. E per chi invece ha tradito la sua imperatrice? Tutto l'allenamento e le tue abilità non sono servite con Raiden. L'amuleto gli ha dato un vantaggio sleale. Detesti che vi siamo sfuggiti, non è così? Non me lo perdonerò mai. Se tu e Shao non vi fermate, spargerete altro sangue innocente. Lo spargerò volentieri per il regno esterno. Mostrami il tuo vero volto. Prima dovrai riuscire a battermi. So che sei tu, Shang Tsung. Sapere chi sono non ti aiuterà a sopravvivere. Come osi assumere le mie sembianze? Perché non vieni qui e me lo impedisci? Sei l'ultimo zaterrano del tuo tempo? Gli altri sono stati uccisi da Shao Kahn. La tua gente non ti trova mostruoso? Sappiamo trasformarci tutti in sangue caldo. Se non sei uno zaterrano, cosa sei? Noi ci definiamo Sauri. Hai declinato l'offerta dai monaci. Non era la strada giusta per me. Liu Kang vuole metterti alla prova. Contro di te? Non mi sento ancora pronto. I mutaforma terrestri si sono estinti tempo fa.
Alcuni zaterrani hanno cercato di eliminare anche me. Shang Tsung ha ucciso i tuoi cari. Ha trucidato mia moglie e mio figlio. Faccio bene a riporre fiducia in Liu Kang? Posso dirti che non ha mai tradito la mia. Il tuo pungiglione è davvero letale? Non ti conviene cercare di scoprirlo. Sono confuso. Kung Lao mi ha detto che eri una bestia. È solo un modo di dire, Saizot. Hai mai visto la clessidra di Liu Kang? Fino a poco tempo fa ne ignoravo l'esistenza. Rifiutandoti di aiutarmi, hai forzato la mia mano. Scaricare le colpe è il tuo forte, non è così? Perché non mi hai servito come Geras serve Liu Kang? La mia lealtà era frutto di un ricatto. Anche se non lo pensi, io non sono malvagio. Stai scherzando, vero? Ho fatto cose imperdonabili per tuo conto. Insieme a me hai squarciato il velo dell'ignoranza. I miei esperimenti non si sono mai fermati. Si fermeranno oggi, Shang Tsung. Tu hai massacrato la mia famiglia. Se mi mostrassi contrito, ti sentiresti meglio? Per tua fortuna l'imperatrice ti vuole vivo. Per tua fortuna sono di buon umore. La tua esistenza è durata fin troppo a lungo. Mi piace questo tuo lato, Saizot. Molto sinistro. Il tuo colpo di stato servirà solo a mietere altre vite. Vuol dire che si immoleranno per una nobile causa. Se ti unisci a Liu Kang, hai solo da perdere. Non sono affatto d'accordo. Come può un nobile macchiarsi di un simile disonore? Non c'è alcun disonore nelle mie azioni. Hai reclutato gli zaterrani tra le tue fila. Accolgo chiunque si senta abbandonato dalla famiglia reale. Milina ha mandato te. Deve essere davvero disperata. Vedi in me delle qualità che tu non vedi. Shang Tsung ha sbagliato a non ucciderti. Non che non ci abbia provato. Questa volta non mi sfuggirai. Vogliamo scommettere, generale? Come emissario dell'imperatrice... Non vali niente. È molto rischioso combattere contro gli zaterrani. Pensi che mi farò abbindolare dalla falsa modestia? Mi onora servire la corona, imperatrice. Servila bene, o affronterai le conseguenze. Shang Tsung ha compiuto innumerevoli atrocità nel tuo nome. Sto apprendendo solo ora tutta la verità. Avresti dovuto consegnare i terrestri a me. All'epoca non ero ancora sicuro di potermi fidare. Shang Tsung mi ha tradito e ha ucciso la tua famiglia. Tu non hai colpe, imperatrice. L'arciduca Mahazem è sempre stato un amico fidato. Sta complottando contro di te in gran segreto. Eri a conoscenza del fatto che quelli come me venivano uccisi? Giuro sull'anima di Gerrod che non lo sapevo. Gli stregoni hanno infangato la tua epoca aurea. Per fortuna, la macchia non è indelebile. Kung Lao insiste perché mi alleni con Madama Bo. C'è un motivo, Saizot. Perché gli zaterrani vivono a Zikandur? In passato, i sangue caldo ci avevano confinato lì. So cosa significa perdere la propria famiglia. Sembrerebbe che io e te abbiamo molto in comune. Per fortuna, il padre di Kuai Liang ti ha adottato. Allora non mi sembrava una fortuna. È vero che nel regno esterno vive una razza di insettoidi? I Kai Tin? Spera di non incontrarli mai. La battaglia contro gli stregoni è stata la prima per te, vero? È stato il mio battesimo del fuoco, Saizot. È pazzesco che tu riesca a cambiare forma. Anche tu non scherzi con la tua nuvola di fumo. Odi essere un rettiloide? È per questo che ci imiti? Vi imito soltanto per sfuggire all'odio dei sangue caldo. Il tuo nome ormai è diventato sinonimo di tradimento. Solamente per chi è troppo ottuso per capire. Di che colore è il sangue zaterrano? Non avrai la risposta che cerchi in questo incontro, Sub-Zero. Con Shao Imperatore, Zaterra sarebbe stata spacciata. Questi non sono certo affari del Lin Kuei. Sai, ho conosciuto tuo fratello. È molto diverso da te. È il motivo per cui lui non è degno. Il tuo sangue sarà anche freddo, ma il mio è gelido. Io non ne andrei tanto fiero, Sub-Zero.
Porto un messaggio dell'imperatrice. Le risponderò con la tua testa in mano, emissario. La tua specie non ha mai sfidato il Lin Kuei. Perché prima d'ora non ci avevate mai minacciati. Perché noi servitori dobbiamo combattere? Per essere pronti a difendere l'impero. Stupiscimi, Saizot. L'hai voluto tu, Tania. Che cosa ne pensi del nuovo mago supremo? Non sono certa che Dorfen sia all'altezza. Esistono delle Ungadi di Zaterra? Certamente. Non conosci Chameleon? I Zaterrani non sono soliti venerare Delia e Argus. Le Ungadi di Zaterra invece sì. Ti insegnerò a sconfiggere i Kaitin. In fretta! Hanno invaso Zikandur. Combatterai in forma rettiliana? Se sarà necessario a vincere. Anche gli emissari possono combattere. Se questo è il messaggio dell'imperatrice, io lo recapiterò.